e Chiara di Radio Immaginare Roma e stiamo andando al liceo Socrate. Lì una prof ha consigliato a una ragazza che era vestita in minigonna di cambiare abbigliamento perché ai prof sarebbe potuto cadere l'occhio. Infatti c'è stata una protesta dove tutte le ragazze sono andate vestite in gonna. Adesso noi stiamo andando lì e intanto sentitevi tutti i pareri dei ragazzi che abbiamo intervistato. Siamo qua davanti al liceo classico e scientifico Socrate. Ho qui una ragazza che frequenta il terzo anno del liceo classico, ha 16 anni. Parla oppure non l'avresti fatta? Io credo che alla fine sia stato tutto un po' un fraintendimento. È stato poi di fatto un divieto di mettere la gonna a scuola, sì. Ma semplicemente la professoressa magari teneva al dress code della scuola, se debbano avere un abbigliamento consono, ma così anche per i ragazzi penso che valga un dress code. Una volta fuori da scuola ognuno è libero di mettersi come vuole. Ho letto sui giornali tutti con la gonna, invece diciamo per esempio in classe mia era solo metà classe, quindi c'è gente che l'ha presa, insomma se l'è presa, altre che o non se la sono sentite di aderire oppure semplicemente insomma, una questione anche. Un po' esatto, un'esagerazione. Sì. Fin da subito ho pensato fosse stato un grande fraintendimento. Conoscendo la nostra vicepreside sapevo che non era possibile che avesse detto una cosa del genere. Ciao, sono Sofia e qualche giorno fa, anche nella mia scuola, il liceo Manzoni di, appunto, Milano, alcune ragazze hanno deciso di fare un flash mob contro il sessismo indossando delle minigonne. Siamo qui con due ragazze di 17 anni del liceo Manzoni. Io all'inizio ho cercato di informarmi un attimo perché non avevo capito bene cosa stesse succedendo, però io sono sempre stata abbastanza pro questa cosa di che ognuno può vestirsi un po' come vuole senza preoccuparsi se al prof cade l'occhio o roba del genere, quindi ero felice di partecipare a questa cosa. Voi vi siete mai sentite giudicate in classe o a scuola per come eravate vestite? Sinceramente in questa scuola no, perché la considero molto più aperta, ma io andavo in una scuola privata, quindi lì appena mettevi una canottiera, dei jeans un po' strappati, ti cominciavano, no, devi coprirti, quindi sì, assolutamente. Sì! Fino ad adesso si è parlato di minigonna, ma anche tu da maschio ti senti limitato nel vestirti? In realtà no, i pantaloncini li posso mettere, nonostante appunto non siano permessi perché sono comunque sopra le ginocchia, però ovviamente, essendo portati magari da un ragazzo, comunque essendo dei pantaloncini, non dei pantaloncini corti di una ragazza, magari fanno comunque un effetto diverso. Sì! Spesso le ragazze vengono discriminate in base al loro vestiario, dato che per esempio i maschi possono indossare dei pantaloncini e le ragazze nemmeno delle canottiere, e questa cosa va cambiata perché non è giusto nei nostri confronti, perché bisogna sempre ricordarsi che non è colpa nostra se le persone possono guardare, è colpa loro che non dovrebbero farlo.